La legge elettorale è una legge elettorale piuttosto complicata, a volte confusa. Probabilmente si voterà solo questa volta con questa legge elettorale, ma bisogna capire che in un'unica scheda e con un unico voto, contemporaneamente si dà la preferenza, si dà il voto a un deputato, un senatore in un collegio uninominale e ad un partito, e quindi a un candidato, nella parte proporzionale. Ora, l'unico modo più sicuro per evitare errori è segnare solo il partito, ecco, questo. Altrimenti ci sono varie possibilità di dare il voto numerico. Il risultato atteso è una forte semplificazione dei partiti in Parlamento, non più di 6-7, perché c'è una soglia di sbarramento nazionale, sia per Camera che Senato, del 3%. A molti questa soglia del 3% sembra piccola, però ricordo a tutti che raggiungere 1.200.000 voti non è mai stato facile. Ultima osservazione, è una legge che prevede ben tre vincoli sulla rappresentanza di genere o sulle cosiddette quote rosa per le candidature. Nei 232 collegi uninominali a livello nazionale, un sesso non può essere rappresentato più del 60, ovvero meno del 40. Quindi c'è questo primo vincolo sui collegi uninominali a livello nazionale, a livello senatoriale, nel Senato, a livello regionale. Per quanto riguarda le candidature nei collegi plurinominali, sono 64 in tutta Italia, i capilista devono rispettare le analoghe proporzioni di sesso 60-40. Infine, le liste proporzionali, che vanno da 2 a 4 candidati, nei 64 collegi plurinominali, devono rispettare la regola dell'alternanza di genere. Quindi ho tre vincoli: 60-40 collegi uninominali a livello nazionale, 60-40 capilista proporzionali, alternanza di genere. Sembrerebbe una gabbia di ferro che consente una rappresentanza certa di almeno il 40% di donne. La risposta è no, perché c'è l'inganno, fatta la legge, è trovato l'inganno, delle pluricandidature. Siccome si possono fare 5 pluricandidature nella parte proporzionale, basta che io metta una donna che venga eletta in collegio uninominale, poi la metto capolista in 5 collegi plurinominali e ho liberato immediatamente 5 seggi per i secondi che verranno eletti maschi. Conclusione, una legge che ha luci e ombre, che ha un effetto sicuramente più proporzionale di tutte le altre leggi della Seconda Repubblica, che con ogni probabilità verrà cambiata se si cambieranno gli assetti costituzionali in una sorta di assemblea costituente che potrebbe essere rappresentata dal prossimo Parlamento.